A metà strada, tra Avellino e Benevento, sorge Dente Cane, in Irpinia, uno dei punti di riferimento per la produzione del torrone. Dente Cane vanta una tradizione di lungo corso, di cui Federico Nardone fu tra i maestri torronai più apprezzati. A più di un secolo dalla nascita dell'impresa artigiana che porta ancora il suo nome, Nardone, oggi un'azienda moderna, giunta alla terza generazione. Prima era tutto diverso, si faceva tutto a mano, quindi era tutto, partecipava tutta la famiglia alla lavorazione del torrone. Naturalmente era un altro stabilimento, più piccolo, sempre a Dente Cane, però situato in un'altra parte. Con stabilimento e unico punto vendita a Dente Cane, il carattere dell'attività è ancora quello familiare. Ester e suo padre Nino Nardone, maestro torronaio, selezionano i migliori ingredienti perché l'azienda proponga una varietà sempre più ampia di prelibatezze che hanno ancora tutto il gusto della genuinità. Gli ingredienti base sono lo zucchero, il miele, le mandorle o le nocciole, dipende dal tipo di prodotto che si vuole lavorare. Naturalmente la frutta secca, mandorle e nocciole sono dei prodotti italiani. Le mandorle sono pugliesi, che hanno un sapore, un altro sapore rispetto alle mandorle dell'area mediterranea. E le nocciole anche sono delle nocciole nostrane, dei ciffoni del posto. Sono caldaie impastatrici dove vengono mescolati tutti gli ingredienti e cotti a bagnomaria. La cottura è la cosa più importante perché è una cottura lenta che avviene in 12 ore e determina la qualità del prodotto. Il prodotto della tradizione per la famiglia Nardone è il pannardone, declinato anche nelle varianti monoporzione pannardino e pannardelli. Il pannardone è una variante del classico torrone alle mandorle e alle nocciole. In effetti è composto da torrone farcito di pan di Spagna, imbevuto di liquore. Liquore o al limoncello oppure liquore di Benevento. Ed è molto aromatico, ricoperto di cioccolato fondente, di puro cioccolato fondente. Il pan di Spagna viene lavorato qui. Con uova fresche rotte al momento, e farina, zucchero, circa 10-15 minuti prima di essere utilizzato, quindi è sempre fresco. Ester Nardone, sempre attenta a recepire gli stimoli del mercato, oggi offre ai suoi clienti ben 25 tipi di torroncini. Rinomati per genuinità e qualità, la gamma di dolciumi comprende anche la proposta del croccante, un delizioso snack adatto a tutte le età. Il croccante è composto da ingredienti molto semplici, zucchero e mandorle o nocciole o arachidi. In effetti viene lavorato in queste caldaie dove si inserisce lo zucchero e poi dopo circa 20 minuti le mandorle. L'impasto dopo una breve cottura viene steso a mano con dei mattarelli di acciaio, questa è la caratteristica del prodotto artigianale, quindi i pezzi non sono tutti uniformi, possono essere un po' più alti, un po' più bassi e viene poi tagliato con delle taglierine.
Abbiamo moltissime varianti di croccante, il croccantino classico da 15 grammi ricoperto di cioccolato fondente, puro cioccolato fondente composto da solo burro di cacao senza aggiunta di grassi vegetali. Poi abbiamo il croccantino da 5 grammi, un pezzettino molto molto piccolo, una monoporzione, un accompagna caffè. E quest'anno abbiamo aggiunto alla nostra produzione anche il croccante, il classico croccante di mandorle, nocciolo, arachidi intere, pezzatura da 140 grammi oppure sempre il pezzo da 15 grammi monoporzione. Torroni e torroncini, croccanti e pannardelli. Ester e Nino Nardone propongono anche una linea dedicata interamente al mondo del cioccolato. Utilizziamo il cioccolato fondente che si utilizza per la copertura di quasi tutti i prodotti, dei pannardini, dei pannardelli che sono i croccantini, ed è puro cioccolato fondente, viene dal Belgio, quindi è di altissima qualità, ha circa il 53% di burro di cacao. Poi c'è il cioccolato a gianduia che utilizziamo per realizzare le gioie, che è proprio un vero e proprio cioccolattino composto da cioccolato a gianduia con nocciole intere, oppure il tenero a gianduia che poi è il pezzo da 140 grammi. Da tre generazioni la famiglia Nardone pone sempre grande attenzione al valore della tradizione, con uno slancio verso la novità. Sul sito dell'azienda tutto il mondo di dolcezze è a portata di un click, pronti a diventare un'idea regalo nell'unico punto vendita a Dentecane. Realizziamo confezioni con cesti, vassoi, scatoli e natalizi, come su richiesta del cliente, oppure composizioni già realizzate che troverete nel nostro punto vendita. Allora, vediamo adesso in questo, diciamo, particolare cesso che tu hai preso, che cosa andrai ad inserire? Allora, inserirò delle confezioni di torroncini, nella fattispecie le gioie e nardorelli. Allora, inserirò il pannardone, che ripeto è la nostra specialità, questo è con liquore di Benevento. Poi un pezzo di tenero al gianduia e poi il classico mandorlato bianco. Poi metteremo un po' di torroncini sfusi. E la gamma è molto vasta di torroncini, abbiamo il pannardino, il nugattino che è il classico torroncino alla mandorla, molto friabile, il pannardino al limoncello, imbevuto di liquore di limoncello, il pannardello che è croccantino ricoperto di cioccolato, nardo croc. Qual è la novità di quest'anno? È la realizzazione di questa scatola che va bene per ogni ricorrenza. In effetti all'interno di questa scatola il cliente può scegliere direttamente i prodotti da inserire, e quali più mi piacciono, e noi la confezioniamo. Si chiude, è molto pratica da trasportare anche da spedire per fare spedizioni presso parenti lontani. E la chiudiamo, sigilliamo con un fiocco e la scatola è pronta.